Olimpico, la prima vittoria della Lazio in questo campionato, 5-2 al Parma, Donatella Schiannati. Lazio senza Riedle infortunato e con Doll, Winter e Gascogne parte bene. Al primo minuto Fuser fa capire di essere in grande forma. All'undicesimo minuto, signori, è molto bravo, ruba palla e lancia Gascogne che viene fermato irregolarmente da Taffarel. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore, l'arbitro concede il rigore, dal dischetto batte Beppe Signori ed è l'1-0 per la Lazio. Il Parma reagisce al 18° minuto, Melli alla palla dell'1-1 e subito dopo ci prova Pizzi al volo, blocca con sicurezza Fiori. Quindi arriva il raddoppio, su un'azione personale di Fuser scarta tre difensori e batte il portiere Taffara. Il 2-0 per la Lazio, un gran gol. Alla mezz'ora il Parma riduce le distanze con Osio che riconquista il pallone. Ed è il 2-1 per il Parma. Quindi Matrecano passa indietro il pallone e Taffarel cade nella trappola. Tocca il pallone, non c'è il calcio di punizione, tocco di Cravero e Signori mette in rete 3-1. Lazio sempre in avanti, subito dopo Fuser concede il bis da fuori area, il 4-1. E in chiusura di primo tempo, Minotti al centro, palla Osio, 4-2. Nella ripresa al 22° esce Gascogne, tra gli applausi del pubblico entra Sclosa, l'infaticabile Signori viene atterrato da Minotti, anche in questa occasione non ci sono dubbi, dal dischetto ed è il 5-2. Non è finita, in cattedra c'è sempre la Lazio, baci al volo, baci lanciato ancora da Signori e subito dopo le ultime immagini sono queste, Beppe Signori può segnare ancora il suo diagonale sfiora. Bene, 7 giorni fa i fischi, adesso la partita è finita tra gli applausi del pubblico. Lunghi applausi per questa vittoria meritata della Lazio. C'era grande entusiasmo, adesso abbiamo la possibilità di sentire delle interviste realizzate alla fine della partita. Il presidente Cragnotti, che potrete sentire domani mattina a Radio 2 alle 8 nel corso di tempi supplementari. E quindi subito dopo al microfono di Furio Focolari, Zoff. Senz'altro abbiamo mostrato una grossa potenzialità in attacco e, come sempre, qualche volta piccole lacune in difesa. Dovendo fare dei nomi, chi è che le è piaciuto di più? Ma credo tutti siano stati veramente grandi. È piaciuto moltissimo Fuser nelle sue discese, due gran gol che ha fatto. Devo apprezzare che Gascogna sta dando veramente tutto. Hai rivisto il Gascon che volevi, almeno in parte? Beh, la prima mezz'ora l'ha fatta molto bene da par suo, poi logicamente è un po' calato, però sono molto soddisfatto della sua prestazione. In questa grande giornata di gol, 48 appunto il record assoluto di tutti i tempi, campione di 18 squadre.